Una delle maggiori cause di mortalità tra giovani e adulti è la morte cardiaca improvvisa, che sopraggiunge se non si è in grado di intervenire in pochissimi minuti con un massaggio cardiaco e una scarica elettrica. Per poter intervenire in un tempo così limitato, l'unico modo è quello di avere sul territorio una forte dotazione di defibrillatori e di operatori laici in grado di saperli utilizzare. Il comune di Maratea diventerà città cardioprotetta, la prima in basilicata, stipulando un accordo con il 118 Basilicata Soccorso e diffondendo defibrillatori su tutto il territorio, in centro, presso le scuole, in ogni frazione, presso le spiagge principali, in luoghi ben visibili e accessibili. L'importante servizio potrà essere garantito grazie ai tanti cittadini volontari che si sono già formati attraverso corsi BLSD formazione alla quale sono stati sottoposti anche gli agenti di polizia locale che disporranno di un defibrillatore anche a bordo dei propri veicoli di servizio. Con questo progetto che stiamo realizzando, spiega il sindaco Domenico Cipolla, accogliamo la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza e ci facciamo trovare pronti in caso di emergenza. Il Comune di Maratea ha acquistato 15 defibrillatori attraverso un apposito bando regionale. Gli apparecchi diffusi su tutto il territorio verranno collegati ad un sistema. Sistema di monitoraggio controllato dal 118, che ne coordinerà l'utilizzo. Il progetto Maratea-Città Cardioprotetta verrà illustrato pubblicamente domenica prossima, 6 marzo, alla presenza del Presidente Regionale, Marcello Pittella, e del Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Vito De Filippo. I lavori inizieranno alle 17 presso il Polifunzionale.